Benissimo, benvenuti. Abbiamo visto le volte prima come costruire uno sprite in movimento, come in questo caso, che si chiama sprite. E abbiamo imparato anche come costruire una mappa, molto semplice questa qua, per esempio. E ora vediamo come mettere tutto insieme con lo scripting, come avevo accennato le volte scorse. Allora, lo scripting lo trovate sotto codice. E sotto codice abbiamo le tre funzioni principali che ci interessano, che sono la init, l'update e la drop. Allora, usiamo la libreria Quick. La libreria Quick serve per fare velocemente dei giochi di piattaforme e la cosa essenziale è fare Quick init dentro la init, Quick update dentro l'update e Quick draw dentro la draw. E fin qui direi che ci siamo. Solo che facendo così la libreria non sa cosa fare, quindi bisogna prima di tutto metterci un player, no? E il player lo mettiamo praticamente aggiungendo uno sprite, che è quello, e lo aggiungiamo praticamente, si chiama sprite, quello abbiamo creato, lo mettiamo alle coordinate 0, 50, 20. Ora, non si vede niente adesso perché è un init, quindi tutto ciò che viene fatto in init bisogna rifare il... Ecco, abbiamo fatto, vedete che abbiamo fatto il nostro sprite e abbiamo aggiunto lo sprite. La seconda cosa che c'è, possiamo fare è di, per esempio, mettere il background nero. Quindi per fare il background nero facciamo quick.background RGB. Rosso, verde e blu, se lo mettiamo a 0 diventa nero. Anche qui in questo caso non vediamo niente finché non facciamo un refresh. Facendo un refresh lo sfondo vedete che è diventato nero e il nostro giocatore è stato aggiunto. Ora, se vogliamo anche mettere la mappa che abbiamo costruito, dobbiamo fare il quick add map. E anche qua dobbiamo fare un riavvio del progetto e vedete che è comparsa qui la mappa. Ora la mappa vedete che interagisce già direttamente col giocatore, lo blocca, evita di cadere, ma per giocarci dobbiamo poi interrogare la tastiera e questo lo facciamo in update. In update interroghiamo i tasti destra, sinistra e lo spazio per fargli fare il salto. Ora, qui c'è una cosa abbastanza carina che si può selezionare questo e fare CTRL bar e vedete che questo punto è attivato praticamente, ma in questo caso è attivata anche la camera move, che fa il mestiere della move è quello di mantenere la camera sempre puntata sul giocatore, no? Quindi se adesso faccio tasto destra, vado qua, faccio tasto destro, vedete che il giocatore si muove perché l'update è intervistato. Con lo spazio vado in su e qui c'è la gravity, no? Che adesso vedete che scende molto lentamente. Noi possiamo fare una quick gravity un po' più alta, 30, questo è il default che non ricordo quant'è. Qui per vederlo in funzione bisogna fare il riavvio e vedete che praticamente abbiamo la gravità un po' più forte, quindi salta un po' di meno. Ora, volendo si può mettere anche la quick, cambiare la gravità mentre si gioca, quindi si può fare quick gravity qua, e invece di 30, ad esempio, se volevo mettere una gravità molto forte, per esempio 300, e qui facciamo saltare, vedete che viene buttato subito giù, perché 300 è una gravità molto elevata. Quindi facciamo 30, torniamo sulla gravità normale, vedete che siamo di nuovo lì. Ora, a questo punto direi che abbiamo visto tutti i pezzi fondamentali del video e quindi il codice, come vedete, è formato da un pezzo in cui aggiungiamo la mappa, un pezzo in cui aggiungiamo lo sprite, cioè serve il nostro giocatore, e un pezzo in cui cambiamo il background e lo mettiamo in questo caso nero, è un pezzo in cui impostiamo ancora la gravità e la mettiamo un po' più forte del normale. E questo per l'init, cioè tutte quelle funzioni che vengono fatte all'inizio del programma, cioè vengono riavviate quando si fa questo signore qua. Per intendersi, se noi vogliamo modificare la posizione dello sprite, quindi metterlo più a destra, ad esempio qui possiamo invece di 50, praticamente possiamo modificarlo col control, vedete?
e possiamo muoverlo praticamente un po' più a destra e vediamo. Vedete che è un po' più a destra, quindi è non è caduto perché è qua, cioè praticamente siamo si è stato spostando un po' a destra, quindi abbiamo un effetto diverso. Un video apposta potrebbe essere fatto per le modifiche fatte da Michele, su quello eventualmente farà lui qualche cosa, perché lui ha fatto delle modifiche che permettono di avere più di una mappa, di poter girare fra le mappe, di poter vedere quando si raggiunge un certo obiettivo nella mappa, tipo arrivare a un punto X, una porta tipicamente per uscire, e per eventualmente incontrare delle cose e avere un punteggio, cosette del genere. Ma queste sono sofisticazioni che eventualmente potete trovare da molte parti. Ora, per questo piccolo video sul coding direi che è tutto, e quindi vi saluto. Buongiorno.